Ieri è arrivato sulla pagina Facebook del mio cliente un commento al vetriolo, anzi un messaggio privato in chat, letteralmente al vetriolo, gratuito tra l'altro, ma così, dal nulla, non che avessimo fatto poi nulla per meritarcelo, semplicemente è arrivato un messaggio del tipo: guarda che ho dovuto rispondere a un sacco di domande sul tuo sito, che mi chiedo quali domande, e sostanzialmente il tuo sito fa schifo. Proprio un messaggio di questo tipo, letteralmente, veloce, rapido, immediato, così, a secco proprio. Non sono neanche stato a sentire il cliente, onestamente. Gli ho risposto io in maniera furba, che fa parte dei miei compiti alla fine, anche perché se avessi risposto il mio cliente l'avrebbe mandato a fanculo direttamente, subito, all'istante, perché non è molto civile su queste cose. Quello che ho dovuto fare è contare fino a 10, prendere un bel respiro e rispondergli in maniera intelligente. Saper rispondere a questi personaggi è difficile, molto complicato, ma eviti di fare quelle litigate inutili, lunghissime, per il nulla. Proprio per il nulla. Io ho risposto a una cosa del tipo: io la ringrazio per la sua nota elevata. Ne terremo sicuramente conto, la saluto. La sua risposta è stata: quattro mani che applaudono, e si è chiusa lì. E questa è l'abilità di riuscire a rispondere. Non dare spazio a questi rimbambiti che si annoiano durante la giornata, non dargli spazio e rispondergli facendo in modo che quello che gli scrivi, basta e avanza, stop. La cosa inizia e si ferma lì. Questo vuol dire rispondere in modo giusto e questo vuol dire gestire poi una community. Il passo successivo, ragionandoci, dopo che gli ho risposto, è stato quello di buttarlo fuori dalla pagina. Aveva messo like alla pagina da 5 minuti e dopo 5 minuti è arrivato un messaggio di questo tipo. Non sono neanche stato troppo a pensarci. L'ho buttato fuori, stop. Perché uno così non può fare altro che creare problemi nel lungo termine, nel lungo andare. Quindi l'ho bloccato. Basta. Comunicato la cosa al cliente, stop. Sono dinamiche queste che capitano spesso, troppo spesso. E la gestione di queste cose fa parte dei miei compiti. E allo stesso tempo dovrebbe far parte anche dei tuoi, se hai una pagina Facebook. Perché si inizia a litigare e poi quando si inizia a litigare di solito si va per campi. Diciamo, la logica, il buon senso, quando si inizia a litigare va, non esiste più, sparisce. Si dicono cose che a volte magari neanche si pensano davvero, che possono essere utilizzate contro di te, perché sono tutte scritte, rimangono tutte nero su bianco su internet, sull'online. Quindi evitare completamente di litigare sia pubblicamente che in una chat privata è una buona scelta, è una buona idea.